Prego, professor, Più che una presentarci bene. presentazione, ti ringrazio Davide, è diciamo un inizio tecnico e amministrativo dei lavori. Io devo dire che mi ricordo perfettamente nel 2017 quando il dottor Germagnoli mi ha chiamato e mi ha detto c'è questo PON da compilare e io ho chiamato il dottor Ferrone che all'epoca non poteva dirmi di no e appena dopo ho chiamato il professor Maiulo che invece mi dice sempre di sì. Quindi, per varie ragioni, è stato veramente un grandissimo stress, per citare anche voi, la compilazione e la sottomissione di questo progetto. E il successo di un progetto, per l'esperienza che ho fatto più di 15 anni in EU Center, ha una componente amministrativa e una componente tecnica. Io ormai non ho più motivo di dire queste cose, quando ero dipendente EU Center potevo, ma adesso non. Grazie a Fabio, tutto ciò va bene amministrativamente. Vive a Roma e devo ammettere che senza questa stress a cui è sottoposto, devo dire che questi progetti non potrebbero andare avanti perché, beh, lo ricordate, 2017, 18, approvato 20, ripreso 18, ripartito 21, eccetera, cose che succedono solo da noi. L'incontro di oggi l'ho voluto tantissimo e l'abbiamo discusso in tante riunioni ed è un workshop tecnico perché io sono in costante confronto, direi quasi bimestrale, con il nostro referente nazionale, che è il professor Mario De Stefano, che tra l'altro mi ha detto di portare i suoi saluti, non poteva essere con noi, che è una persona di grandissima esperienza, è una persona che ha svolto attività di revisione di decine di progetti nazionali e internazionali ed è rimasto ed è tuttora fortemente impressionato proprio da quello che diceva Ilena, cioè dalla parte sperimentale di questo progetto, perché tutti noi sappiamo che la parte analitica può essere svolta, può essere svolta on desk, può essere addirittura inventata dal punto di vista delle metodologie, delle procedure, ma la sperimentazione è qualcosa di effettivamente reale che deve essere svolto. E più volte lui mi ha ribadito come si percepiva dalla scrittura del progetto e dalla realizzazione questo forte interscambio tra la parte industriale, la parte di ricerca, parte accademica, perché il bello del progetto CALS è questo, è che ha parte industriale, parte di ricerca, cioè centro di ricerca e parte accademica, che è un balance molto utile, lo si vede anche nei comitati degli Eurocolci. Non è mai giusto sviluppare troppo la parte accademica o troppo la parte applicativa, è sempre meglio creare una sintonia. Quindi ho voluto questo workshop, l'abbiamo voluto, perché riteniamo estremamente utili le riunioni, ma le riunioni sono come dei comitati di coordinamento, coordiniamo le azioni, i workshop servono per far conoscere a tutti i partner che cosa fanno gli altri. Per esempio, io sono molto contento, oggi avrò solamente una presentazione dopo, molto breve, appena dopo Daniele, sull'attività sperimentale fatta su dei quadri elettrici in EU Center. Sono contento di mostrarvi la tavola vibrante da noi, l'attività fatta, addirittura più dei risultati, perché effettivamente trovo che sia il modo migliore di condividere e di avere poi dei feedback indietro. Quindi, mi hai messo 10 minuti, ma credo di aver parlato fin troppo. Penso che possiamo entrare Sei subito, perfettamente in orario, sono sì. direttamente in orario, penso che possiamo entrare subito nella parte che riguarda gli OER. Abbiamo diviso in OER, anche questo è stato discusso a lungo, forse non era il modo migliore, ma ci consentiva di avere tutte le persone coinvolte all'interno di un contesto specifico dell'obiettivo di ricerca. E quindi direi che ringrazio tutti per il lavoro splendido che state facendo dal punto di vista amministrativo e tecnico. Grazie, grazie mille.